Michele, Sì, io ciao Mario. sono rimasto molto colpito dai tuoi interventi su Venezia, quello che sta succedendo. Cioè, questa visione di quest'umanità spicciola, venditori ambulanti, e di tutto, navigatori, timonieri, gondolieri, che si attacca ai monumenti e se li succhia pur di sopravvivere. Poi ho visto gli interventi, Firenze uguale, Roma uguale. La messicanizzazione che non avevo È uno, considerato, sì, è uno avevo degli aspetti, hai ragione, è uno degli aspetti, ma guarda, a Venezia dura, il dibattito c'era, adesso col fatto che sono ripassato di qua dopo tanti anni in maniera un po' stabile, facendo un po' il visita all'università, l'ho visto chiaramente e fa paura, fa veramente paura. spiega in pratica. Cioè, ma il problema è, da un lato, è personale, no? Cioè, tutte queste chiacchiere che ci facciamo noi italiani, noi europei, la cultura, le tradizioni locali, le identità culturali, la bellezza della città, eccetera. Ecco, Venezia è, devo dire, da questo punto di vista quasi un prototipo, no? Cioè, questa strana città, l'ambiente naturale, la laguna, i palazzi quasi tutti, insomma, l'80% della città è antico, aveva una sua identità, bla bla bla. Tu la guardi ed è adesso, è una cosa invasa quotidianamente da valanghe di turisti, ma valanghe, orde, proprio, è molto peggio che Disney World, è una roba che vederla è intasato tutto, no? Questi sono come cavallette con i loro carry-on, con le ruote dappertutto, sui marmi, si siedono dappertutto, cagano, pisciano, mangiano, buttano via la roba dappertutto e si è riempita di banchetti, di ristorantini che vendono cazzate, di troiate ovunque. E non è più Ambulanti. una città, è un enorme, perché è più grande, è un enorme Disney World o Shitty World o Casbah World, chiamalo come vuoi, davvero invasi da questi che, poverini, cioè il turista, sai, capito? Loro ammirano. Cioè loro ammirano, no? Cioè è vero, però ogni cazzo di ponte è un punto bloccato, c'è un blocco stradale perché questi qua stanno facendo le foto. Loro si siedono dappertutto, sono con la bocca così, no? E poi ovviamente si è scatenato la gente che ci guadagna, per cui è un po' l'esempio proprio di un'Italia che anziché valorizzare il suo patrimonio, la sua gente, ha deciso di consumarlo, perché lo vedi decadere fisicamente, per sopravvivere un po' di decenni, permettendo di lavorare e arricchirsi persone che alla fine, con tutto il rispetto, hanno però delle qualifiche, delle professionalità, del valore aggiunto orrendo. Ed è la prova che di turismo non è vero che si vive, si muore, perché il turismo produce un po' di soldi per un po' di tempo in queste città storiche, questi qua si mangiano, ma sono delle professionalità che non esistono, quelle di costoro. Michele, io mi sono reso conto che il problema c'è a Firenze e c'è a Roma. Sì, no, il problema c'è a Firenze, c'è a Roma, credo ci sia in altri posti. A Venezia è 10 volte Ah peggio. sì, Cioè, ah certo. Roma è una città di 3,5 milioni, ha una sua identità, c'è il governo, ci sono delle altre attività economico-sociali che la definiscono, al di là delle vagalanghe dei turisti. Firenze meno, infatti Firenze soffre, però il tessuto urbano fiorentino sono 300-400 mila persone. E fanno altre cose oltre a essere il posto di Giotto e di Raffaello e di. Però anche lì ambulanti, cose in giro, vendono di tutto, ti attacco la maglietta, ti voglio vendere una roba. Questo mi è successo a Roma, io che ero Ma molto poi lo tempo. stravolgimento del tessuto urbano, nel senso che non c'è più funzionalità ad altro che sia il turista, ovviamente, perché se tu hai mezza stanza, se tu hai mezzo appartamento. E beh, che diavolo lo affitti a uno normale? Lo Certo. affitti al turista di passaggio, magari benestante, che è disposto per un giorno in competizione con l'albergo a darti 200 euro, 150 euro, no? Perché data la scarsità dell'offerta. Poi alcune di queste città, e a Venezia proprio di nuovo si vede anche a Firenze, si siedono su una domanda mondiale infinita. Perché tutti vogliono venirci. E
e quindi non c'è limite. A me fa impressione perché ti dirò onestamente, da un lato non è vero che produce ricchezza, capisci? Perché in realtà questa valanga di persone che guadagnano dal turismo veneziano fiorentino, nella stragrande maggioranza, sì, prendono dei soldi decenti facendo niente. Fondamentalmente quello che prendono è tanto perché sono degli inutili. Beh, sai, i pratesi che cominciarono a affittare i capannoni ai cinesi, vivevano d'affitto di capannoni, capito? Loro vivono di questo. E nel contempo le città, i patrimoni artistici, ma proprio le identità culturali scompaiono. Scompaiono. E cioè è una cosa miope, perché fra 50 anni te la sei veramente distrutta. Cioè fra 50 anni o si trova un progetto per farla diventare davvero Disneyland, e allora almeno la aggiustiamo, oppure te la sei mangiata, perché diventa un posto orrendo. Io ti ho chiesto, dietro sta roba qui ci sarà una torta pazzesca, e tu hai detto no, sono tante piccole torte che però eleggono il sindaco che permette che queste cose si facciano. Questa è la verità, no? Sì, questa è la verità, almeno a Venezia, che conosco bene, francamente credo sia lo stesso anche a Firenze. Beh, anche a Roma, gli ambulanti. I centurioni a Roma, gli ambulanti, tutto, il bancarello. Sì, ma questione percentuali. Tu devi capire che il comune di Venezia sono 230.000 persone, cioè meno di un decimo di Roma. E il centro storico, quella parte che la gente poi identifica con Venezia, e non Mestre, la laguna, la roba sulla gronda lagunare, no? Il centro storico, i residenti sono 50-60.000. Cioè stiamo parlando di numeri microscopici, se confronti questa roba a Roma capisci che siamo a un altro ordine di grandezza. Sì, e quindi fondamentalmente grandi interessi non ce n'è, anzi devo dire quel poco di borghesia produttiva in grossa parte è stata espulsa dal centro storico perché se non c'è altra attività, se non c'è altra attività economica, se la gente non risiede va in terraferma, tu l'avvocato, il commercialista, ti riporti in terraferma gli studi, te li porti dove c'è la gente, no? Mica vendo il mio lavoro di avvocato al turista, ai 50 turisti che seguono quella con l'ombrellino. E quindi questi vari gruppi che progressivamente si sono mangiati a Venezia sono veramente piccoli gruppi, cioè i ristoratori, i bar di bassa qualità, le bancarelle di tutti i tipi, gli intromettitori che portano i turisti a comprare cazzate, le centinaia di botteghette che vendono robe di plastica, i motoscafisti, i gondolieri, e via andando. Cioè, sono tutti piccoli gruppi, miserabili alla fine. Le navi è una specie di idiozia. Girano delle stecche o degli interessi lì, non lo so. No, probabilmente gireranno delle stecche, ma se penso a quanto è, sì, c'è tutta una polemica, devo dire, se mi ricordo il presidente del porto, è anche uno che conosco, era anche amico mio, è stato anche mio professore, Paolo Costa, hanno torto. Questa cosa di voler far arrivare le grandi navi lì dentro al coso, hanno torto, perché potrebbero risolvere il problema altrimenti, cioè tenendole fuori, e se davvero questi vogliono venire, ma qui il discorso si fa largo. Io sono uno da 40 anni che sostiene che bisogna mettere il ticket per entrare a Venezia. Hai ragione. E sono sempre più convinto che è così, delle esternalità enormi. Michele, la storia delle navi fotografate a San Marco fa il giro del mondo, eh? È una vergogna. Io lo so, è orrendo. Con gli stranieri facciamo una figura di merda. Ma sai, sono gli stranieri che vengono però dentro le crociere, sia chiaro, perché lì è il solito... Sì, ma tutti quelli che guardano dicono: ma questi sono proprio degli idioti, capito? Cioè, io ho le foto della grande nave che sovrasta San Marco e deturpa l'immagine di San Marco, sono robe che le vedi sui giornali esteri, sono delle vergogne nazionali. Sono assolutamente d'accordo. A mio avviso dovrebbero aumentare moltissimo le tariffe di attracco, dovrebbero farle entrare molto meno, non dovrebbero farle passare per il canale della Giudecca, fargli un porto turistico a Fusina o giù in fondo in laguna, e se poi possono venire a Venezia li fai pagare il biglietto e li porti, o con dei motoscafi piccoli, con dei pullman, diciamo, pagare 100 euro. Vuoi venire alla fottuta a vedere Venezia? Paghi 100 euro dalla grande nave. Certo che un gondoliere ti dice:
Cazzo, io ho imparato dall'elite. In fondo, a Siena, questi in 3 anni si sono magnati una banca che stava in piedi da 500, capito? Cazzo, se sono magnati, prima che se mangiano tutti loro, me mangio qualcosa io, capito? Perché fa parte della degenerazione. Sono d'accordo, il gondoliere veneziano che evade come una bestia, truffa il turista, è una specie di personaggio insopportabile, divertente a volte, perché poi dicono alcuni li conosco, cosa vuoi, prendo il traghetto, ci scherzo, divertente, però in realtà tremendi, no? Tremendi approfittatori. Adesso, cioè l'altro giorno, me ne ero ancora, era un pezzo che non passavo il bacino San Marco con la barca, ero con dei colleghi, andavo in biennale, dei colleghi qua di Venezia, passiamo e vedo che cazzo davanti alla piazza, davanti al Palazzo Ducale, gli hanno fatto una specie di roba orrenda, mettendo dei frangenti di onde, dei piloni di cemento perché le gondole possono andare, perché il moto ondoso in bacino è troppo alto. E allora ti viene la rabbia a quadro, perché da un lato è vero, il moto ondoso in città è enorme, non lo creano solo le grandi navi, lo stanno creando tutti, con l'assismo totale, permessi totali, la quantità di barche, barchette, barconi, motoscafi che passano, burci, è infinita. Quindi il moto ondoso nei canali e in canale, in bacino, è 10 volte quello come lo ricordavo io 40 anni fa. Allora, già quello è un disastro. Sì, però il gondoliere deve lavorare, allora cosa fai? Fai una soluzione orrenda, pianti dei piloni di cemento a 40 metri da Palazzo Ducale, cazzo. Fa schifo. Con dei fluttuanti, dei galleggianti legati tra un pilone e l'altro per ridurre un po' il moto ondoso in modo che le gondole possano andare a parcheggiare lì e tirare su i turisti. La roba! Vomita, cioè, dai, vomita. Ma che cazzo è sta roba? Ma cosa hanno fatto? E quell'amico dice, ma sai, è molto ondoso, così si è incazzati, non posso più tirarci sui turisti Piazza San Marco, qua è il punto massimo, gli ha fatto sta roba. Cioè, deturpato, poi tutti a farsi le pipe in città, gli architetti, siamo bravi, deturpato un po', un punto magnifico, oh, ti giuro, cioè dovreste... Cioè, sti piloni di cemento, boom, neanche delle bricole di legno decenti, no, degli schifosi piloni di cemento. A me fa incazzare, sarò anche snob, ma ste robe mi sembra, ed è secondo me invece parte, adesso al di là dell'incazzatura personale di Boldrini, chi se ne frega, è parte proprio di quelle cose che dici tu, questa roba tua della messicanizzazione, è parte della degenerazione, no? Cioè, ti stai mangiando il capitale per sopravvivere. È così. Il mito del turismo a buon mercato in Italia è tremendo. Infatti, ci sto facendo una riflessione, voglio scriverci un articolo serio, forse il mio ultimo articolo su Noise prima di aprire il nuovo blog, perché il mito del turismo come soluzione, come oro nero, come petrolio italiano, una pugna, è il simbolo di un paese che non ha capito un cazzo che cos'è. No, ma guarda, è una pugnetta. E quando è quello che ti dicono, noi vivremo di culture. Ma che chiede? Vivono di cultura. Io cultura! Ma perché sono scemi? Le città come Venezia non sono riusciti ad attirare centri di ricerca, cultura, niente. Tre robe sussidiate, cazzo, biennale del cinema che è un puttanaio, hanno i teatri sussidiati, vivono di cultura dove? Muoiono. No, non lo so, ma è una... Con tutto che il turismo, come tu sai, se fai il 4% del PIL o 6% è molto. Sì, poi quello fa, perché quello che non riescono a capire è che non è che il turismo crei valore aggiunto per definizione, il turismo è una roba che se riesci un attimo a controllarlo, a restringerlo, a renderlo d'élite, cresce un pelo il valore aggiunto, ma allora devi fare i servizi fatti come Dio comanda. Ma comunque la grande maggioranza della gente che lavora nel settore turistico fa l'autista, il cameriere ai piani, il pulisci stanza, il portiere, il portabagagli, il venditore di cacca, il pulitore di culo, cioè, capisci, il contaballe per il turista, cioè che cazzo vuoi? Cioè, non è che nel turismo puoi metterci a lavorare con i PhD in biologia molecolare, o no? È così. Ma voi che non lo sapete. Ma no, non sembrano non capirlo, non riescono a capire che nel turismo è il più nel posto figo di lusso, fa i soldi il fortunato che ha beccato il posto figo di lusso, ci ha investito il capitale, magari ha pure corrotto l'amministratore comunale, ci ha fatto il suo albergo.
tutto il personale che lavora in albergo prende quello che prende il cameriere tipo. La palla di biliatore che gli racconta tutti questi cretini, ma facciamo tutti i billionaire che diventiamo tutti ricchi? No, diventi ricco tu, perché i camerieri del billionaire, gli sguatteri del billionaire, sono sicuro che guadagnano degli stipendi da sguatteri, billionaire o non billionaire. Cosa dici? Dico di sì. Dico di sì. Boh, ho fatto l'italiano. No, no, ma andava distrutto questo mito del paese che vive di turismo e di cultura. È una cagata. Una cagata pazzesca. Ma guarda, non credo che nessuno avrebbe il coraggio di dibattere con... Cioè, no, non è che cambieranno idea perché tu e io ce lo diciamo una volta. È una di queste robe proprio radicate nella testa della gente. Lo dicono continuamente. Continuamente. No, ma se facessimo bene tu saremmo milionari, ma va, che saresti comunque uno che scarica bagagli, cazzo. Al massimo tuo figlio fa lo scarica bagagli, fa il bel man, forse arriva concierge, cioè, appunto, magari il bel posto a concierge. Qualcuno si arrabbierà. Ciao Alberto, ciao. Un abbraccio, ciao, ciao. Coco, ciao.